Un bagno di folla per i DRJ, ospiti del centro commerciale Bari Blu di Trigiano. La band più nota del momento, composta da Alessio Bernabei alla voce, Francesco Pierozzi alla chitarra elettrica e acustica, Lorenzo Cantarini alla chitarra elettrica, Alessandro Presti al basso e Riccardo Ruio alla batteria, è entrata a far parte dei concorrenti della 13ª edizione di Amici di Maria De Filippi nella squadra blu, capitanata da Miguel Bosè, che si è aggiudicata il premio della critica del valore di 50.000 euro assegnato dai giornalisti. Il loro album Domani è un altro film, al quale ha dato il proprio contributo Francesco Silvestri dei Modà, sta riscuotendo un enorme successo, piazzandosi ai primi posti di tutte le classifiche. Un successo fulminante, come dimostrato dalle centinaia di fans giunti da ogni parte della regione presso il centro commerciale, pronti a farsi fotografare e a ricevere l'autografo sul CD dai loro beniamini. Cancelli e più ti resta il segno, resta un segno, ne hai da scrivere, ti nascondi dentro un mare immenso, consapevole. Ai nostri microfoni di Arjek raccontano del grande successo ottenuto, arrivato grazie al loro talento e al famoso talent show Amici. Noi siamo usciti dal programma e ci siamo catapultati in questa realtà piena di persone e piena di gente, quindi a noi ancora ci dobbiamo ben abituare, però devo dire che fa tanta felicità vedere tutte queste persone che apprezzano quello che fai, apprezzano la tua musica e apprezzano quello che sei. Era quello che volevamo, è il sogno nostro e finalmente ce l'abbiamo fatta. E sicuramente noi siamo qua grazie alla TV, per cui non possiamo dire che la TV non è servita, anzi è lei che ci ha portato fino a qui. Giustamente noi abbiamo sicuramente un talento che ci ha portato qui anche, quindi la TV è stato solo il mezzo che ha fatto sì vedere le persone che abbiamo questo talento, possiamo farcela con la nostra musica e con le idee che abbiamo, per cui sono delle idee che è anche il destino che ci ha portato qui insieme. Quanto è stato importante il talent Amici per venire fuori, per venire alla ribalta? È stata la cosa più importante. Al mondo d'oggi purtroppo non è più come una volta, che magari suonavi nei locali o nei piccoli pub e eri visibile da un discografico, da qualcuno. Ora ci sono i talent e c'è il web, per cui il consiglio che do anche ai ragazzi come noi è sfruttare questi talent, sfruttare il web, che oggi è la cosa più preziosa che c'è. Prossimo obiettivo speriamo di raggiungere un secondo disco di platino, ovviamente, e poi ci aspetta, ecco, il San Siro il 19, tra pochi giorni staremo al San Siro, ad aprire un'altra volta il concerto di Modà, come abbiamo fatto all'inizio, e poi cominciamo a scrivere per il prossimo anno. Più cancelli e più ti resta. Se vuoi.